È l'ultimo atto di una stagione interminabile. Notaresco Pineto sarà una finale playoff tutta abruzzese di scena al Savini alle ore 18 nell'ultima domenica di giugno. Sfida tra tanti ex, a cominciare dalle panchine. Epifani lo scorso anno ha allenato ad inizio stagione il Pineto. Pomante ha chiuso a Notaresco, sempre nella scorsa stagione, la sua lunga carriera da calciatore. Una finale tutta abruzzese mancava dal 2010, quando si affrontarono Sant'Egidiese e Atessa Val di Sangro. Finì con un pirotecnico 3-3 dopo i supplementari e la miglior classifica premiò i vibratiani. È stato anche l'ultimo successo abruzzese. Prima ancora c'erano riusciti la Renato Curi Angolana nel 2008, il Celano nel 2006. Negli ultimi 10 anni hanno perso in finale il San Nicolò nel 2015, l'Aquila nel 2017, quell'anno nel Girone G, il Pineto nel 2018. A causa della pandemia i playoff non si sono disputati lo scorso anno. Il Pineto arriva all'appuntamento col vento in poppa, la gestione Pomante ha cambiato volto alla squadra, con lui, oltre alla roboante vittoria sulla Cinzia in semifinale, 42 punti in 21 partite di campionato, condensate in 3 mesi e mezzo di stagione, una media da promozione di 2 punti a gara. E ora tanta voglia di finire il lavoro positivamente. Ho detto prima, è stata una cavalcata spettacolare, sono stati 3 mesi veramente duri. Giocare una finale playoff penso che non se l'aspettava nessuno, io per primo, e questo, come ho detto prima, è giusto proprio per questi ragazzi, perché hanno dato l'anima, hanno dato, da quando io sono arrivato, dal primo giorno, lo dico sempre e non finirò mai di ripeterlo, mi hanno sempre seguito nel bene e nel male, e oggi si vedono i risultati. Noi andremo a Notaresco a fare la nostra partita e speriamo di portare a casa la vittoria, perché giustamente una volta che inizi i playoff e vinci la semifinale, la finale devi giocare per vincere. E quindi noi faremo la nostra partita, speriamo di vincere questi playoff, perché anche per il presidente sarebbe una grossa soddisfazione. Privo del suo asso, Banegas e degli altri lungodegenti, il Notaresco vuole mettere il sigillo ad un'altra importante stagione che l'ha vista essere non solo la migliore e nettamente delle squadre abruzzesi, ma anche l'unica, anche quest'anno, a lottare per vincere il campionato, poi andato al campo basso. Merito della società, dei giocatori e del tecnico Massimo Epifani, che punta dritto all'obiettivo. Ma noi non dobbiamo vendicare niente, dobbiamo legittimare quello che abbiamo fatto tutto l'anno, sperando che la condizione fisica e mentale ci regge per tutta la partita, perché queste sono partite che si giocano sui dettagli, sulle situazioni scomode di una partita. Quindi speriamo di arrivarci bene, di recuperare bene, perché poi quando fai 11 mesi di allenamento l'aspetto fisico diventa molto importante, specialmente in questo caldo. Sicuramente ci arriviamo con una testa molto... con molto entusiasmo, e domenica ci sarà una finale con la squadra abruzzese, quindi già questa è una grandissima cosa, due tecnici abruzzesi vuol dire ancora più grande, e ce la giocheremo cercando di portare a casa questo risultato che alla fine ci premia di tutti gli sforzi fatti durante l'anno.